dispongono di tecnologia avanzata a contatto con la natura e si confrontano sulle ultime personali scoperte nei meandri della rete, stavolta senza chat o forum, ma guardandosi in faccia. Sono oltre 200, arrivati da Italia, Svezia, Germania, Stati Uniti, i partecipanti al Metro Holographics Camp 2008 in corso a Pescara fino a domani. Un hacker camp, un campeggio per pirati informatici in stile nord europeo, come lo definiscono gli stessi promotori, nati 14 anni fa come associazione culturale telematica. A Pescara, ultimo giorno del raduno mondiale degli hacker, gli esperti dell'informatica. Un viaggio nell'infinito e complesso mondo della rete telematica. Ed ora parliamo del raduno dei pirati informatici a Pescara. Hacker provenienti da tutto il mondo hanno partecipato al MOCA 2008, un evento unico in Italia. Monia Baldascino. Li troviamo ancora mezzo addormentati nel parco dell'ex caserma Cocco a Pescara. La discussione della sera prima sulle ultime tecniche di programmazione di rete è andata avanti fino alle 5. Ci sono informatici di tutte le età, professionisti o semplici appassionati, italiani e stranieri. Il MOCA 2008, il campeggio per hacker organizzato dalla Metro Holographics, è un avvenimento unico in Italia. Un gigantesco motore di ricerca per dare il benvenuto al futuro. Troviamo queste parole nella home page della N2Go, il sito della società californiana che è una delle più quotate incubatrici di intelligenze digitali al mondo. John Draper, noto nell'ambiente come Capitan Crunch, è uno dei pilastri di questa azienda e ha attraversato l'oceano solo per essere qui in Abruzzo. In un anno e mezzo di lavoro ha messo a punto un programma per l'elaborazione video in altissima definizione. Ecco in esclusiva una sua dimostrazione. Draper ha lavorato con la Apple e la IBM e nel mondo degli hacker è un mito perché negli anni 70 riuscì a intercettare le telefonate della Casa Bianca e a scoprire la parola magica della CIA per comunicare con il presidente Richard Nixon. Impossibile per lui resistere, un giorno compose quel numero e parlò con Nixon in persona. Nessuno 007 riuscì mai a scoprire l'origine di quella chiamata.